La serata prima del Natale dell'ammutinamento del Bounty insieme all'Arci, chi sta suonando e come sta andando la serata? Allora, la serata sta andando bene, come per fortuna vanno bene tutte le serate che qui stiamo organizzando grazie alla gestione dei fratelli Zizza del The Bounty Pub. Questa sera abbiamo un duo che viene da Cosenza, sono due ragazze che sono state qui già un paio di anni fa, insomma, ai loro esordi. Oggi le riascoltiamo un po' cresciute dal punto di vista musicale. Hanno un repertorio internazionale con una serie di pezzi che hanno inciso, insomma, ultimamente. Voi avete altri progetti oltre a questa serata? Sì, allora, con Natale, come ogni anno, anche col Bounty, insieme a Radio Bar, insieme, insomma, a un'altra serie di soggetti, al Teatro della Maruca, al Circolo Le 100 Città, organizziamo le Xmas Invasion, questa rassegna di cui poi parleremo più in là, anche quando ci verrete a trovare nelle varie iniziative, che prenderà spettacoli di vario tipo, musica, avremo teatro, avremo cinema, mostre fotografiche, presentazioni di libri e soprattutto i punti di incontro, che sono le cose che un po' a nostro avviso in città mancano, dei momenti in cui la gente si vede, si ritrova, comincia a parlare, a discutere anche di cultura. Vogliamo fare un augurio di Natale? Un augurio di Natale, certo, sì, un augurio di un bel periodo da passare insieme ai propri cari, ma anche e soprattutto alla gente che condivide gli stessi pensieri. Soprattutto io auguro a tutti di passare un periodo di festa fuori, insieme alla gente, socializzando, provando a costruire dei progetti comuni per l'anno a venire e provando anche a mettere insieme le sinergie su dei fenomeni specifici.